Storie per un futuro possibile verso l'Agenda 2030. Buon ascolto da Fondazione Unipolis, che ti offre questo podcast. Mi chiamo Carlo, sono l'ultimo di quattro fratelli, ho quasi 40 anni e lavoro come centralinista per una scuola di formazione. Smisto le telefonate, do informazioni per i corsi, registro le operazioni. Non mi allontano mai dal mio sportello e sarà per questo che sono ingrassato. Il dottore mi ordina di fare attività sportiva, ma non è semplice per uno come me. Allora mi chiede quali sport avessi praticato da ragazzo. Piscina, calcetto e qualche anno di rugby. Questi proprio no. Cos'altro? Fa lui. Gli confido che da bambino mi piaceva la bicicletta e che passavo pomeriggi interi in giro a pedalare. Ricordo che non era mia. Sulla carta avrebbero dovuto dividersela i miei fratelli più grandi. Ma in pratica ero io quello che la usava di più. Ottimo! Ti prendi una bella cyclette e ti fai almeno un'ora al giorno. Inizio gli allenamenti piano, andando al risparmio. Ma pedalata dopo pedalata, mi ritornano alla mente le corse a scuola. Sempre in bici, sempre in ritardo. Rivivo le uscite della domenica mattina, quasi all'alba, chilometro dopo chilometro, quando partivo col pranzo al sacco, destinazione lago. Ho perso tutte le mie gite dopo l'incidente. E già solo il gesto della pedalata mi fa capire quanto mi manchino. Per tutto il tempo sorridi, dice la mia compagna. A me sembra ridicolo. Tu sei cieco. Sto solo pedalando, mica guidando un'auto. Ma in che direzione stai andando? È una cyclette, Gianna. Non posso andare da nessuna parte. Lo so, ma è un vero peccato. Vorrei che ti vedessi. Pedali così forte che quasi fai le scintille. Scintille? Non finisco nemmeno l'allenamento. Chiamo uno degli ingegneri della scuola, quello con cui sono più in confidenza. Alfio, ma se attacco una dinamo alla ruota di una bici, accumulo energia? Con gli strumenti giusti, sì. Ma forse ci accendi una lampadina. E se usassimo una cyclette da spinning? 100 cyclette da spinning? Potrebbe essere interessante. Il problema però è che nessuna palestra ci fa usare le sue cyclette per raccogliere dati e fare esperimenti. Ad Alfio viene un'idea. Fai un video, lo mettiamo in rete. Il cieco che vuole fare luce. Non mi prenderanno mai sul serio. Invece l'appello sui social diventa virale. Mi chiamano un mucchio di giornalisti e qualche conduttore radiofonico. Quando mi chiedono cosa mi manca per realizzare la cosa, rispondo sempre allo stesso modo. Mi servono solo dei tizi che vogliono pedalare. Che vogliono pedalare molto. A quel punto mi contatta il manager di una palestra. Mi dice che ha una classe con 20 cyclette e che vuole fare una prova. Alfio lo raggiunge un paio di giorni prima, per preparare le macchine e occuparsi di tutti quegli aspetti tecnici che ignoro. Al mio arrivo sento molte più voci di quante me ne aspettassi. Il tipo mi dice che forse non si è spiegato bene. La classe è sì impostata per 20, ma c'è un corso ogni 90 minuti e lui ha grosso modo una cinquantina di persone al giorno. A fine serata, chilometri e chilometri di pedalate dopo, Alfio non trattiene l'entusiasmo. Abbiamo kilowatt sufficienti per ricaricare la batteria di una macchina. Ok, la cosa sembra funzionare, ma non la sento come una vittoria. Tutto il mio entusiasmo, quello di Alfio, quello delle persone coinvolte, per arrivare a cosa? La voce della mia compagna torna a ronzarmi nelle orecchie. Ma in che direzione stai andando? In una direzione che mi porta a ricaricare batterie per auto. E mi basta? Certo che no. Ma è un buon inizio. Alfio continua a ricordarmi che non possiamo partire subito in quarta, che i progetti veri, quelli che non sono fuochi di paglia, vivono di piccole conquiste e di lunghe programmazioni. Allora penso di più, penso meglio. Possiamo ricaricare batterie in generale, non necessariamente quelle delle auto. Una batteria può essere anche intesa come generatore e i generatori possono dare energia per tutto. Quindi, a chi ti piacerebbe dare questa energia pulita? Quanti kilowatt ci servono per poter dare energia a una sala operatoria? E allora, nuovo messaggio social. Facciamo delle maratone di 48 ore. Gente che pedala in continuazione, che si dà il cambio, che fa squadra per una staffetta.
Facciamo che sia questa la direzione e non le batterie per auto. Si può fare, Alfio? Serviranno molte scintille. Questo era solo un racconto, ma occorre davvero l'impegno di tutti per un futuro possibile. Scopri il progetto 17 storie per il 2030 sul sito di Fondazione Unipolis.